Il Pinocchio sugli sci è una delle gare più attese dei piccoli atleti di tutti gli sci club. La finale nazionale e internazionale dell'Abetone è un premio per chi ha saputo salire tutta la classifica dopo lo sbarramento delle selezioni regionali. È accaduto anche questo sabato 6 e domenica 7 marzo al Passo del Tonale, dove la neve perfetta, le piste molto ben preparate, l'organizzazione tecnica e logistica dello sci club organizzatore. Ancora una volta con grande bravura e tanto sforzo è stato lo sci club Ponte di Legno. La decisione della SIT di aprire piste e impianti pur in perdita per non far venire meno la speranza del futuro, che sono i piccoli atleti curati dagli sci club, hanno fatto una grande differenza ottenendo risultati eccellenti da ogni punto di vista. Le due giornate di gare per le categorie Pulcini e Children, una vera festa dello sci di ottimo livello, hanno anche visto risultati, podi e qualifiche che sono, per la categoria Baby 1 femminile, Asia Martinazzoli, Cicla Crocedomini al primo posto, seguita al terzo da Giada Salanti dello Cicla Crocedomini. Per la Baby 1 maschile, Giacomo Gaffuri, Valpalotto Ski, primo, Tommaso Boschetti, Vizia Sci, secondo, Davide Re, Cicla Borno, terzo. Per la Baby 2 femminile, tripletto del Ponte di Legno, prima Emma Verzeni, seguita da Emma Cattaneo e da Amélie Sandrini. Per la categoria Cuccioli 1 femminile, prima Sofia Gabossi del Brixia Sci, terza Charlotte Sofia Knox Ponte di Legno. Per la categoria 1 maschile, primo Colin Bendotti Free Mountain, secondo Pietro Ziliani del Brixia Sci, terzo Martino Fiorini del Free Mountain, seguito da Mattia Dabeni di Sci Club Borno al quarto posto. Per la categoria Cuccioli 2 femminile, vittoria di Elisabetta Bocchio Sci Club Cornio, seguita al terzo posto da Emma Bellini Brixia Sci. Per i Cuccioli 2 maschile, primo Ubaldo Mutti Brixia Sci, seguito da compagno di squadra Tommaso Boschetti e da Leonardo Venturini Valpalotta Sci al terzo posto, quindi da Lorenzo Patroni Sci Club Borno al quarto. Nella categoria allievi maschile, vittoria di Michele Moretti Valpalotta Ski, Mattia Piotti Sci Club Crollio terzo, si qualificano per le fasi finali dell'Abetone anche Paolo Cominelli Gamurri Brixia Sci, Hans Peter Picco Skiing, Francesco Calvi Brixia Sci. Nella categoria allievi femminile, vittoria per Angelica Bettoni Mameli Pro Ski Team, seguita da Giulio Romele Valpalotta Ski. Si qualifica alle fasi nazionali anche Lorenza Poni Valpalotta Ski. Nella categoria ragazzi maschile, vittoria per Giovanni Triboldi Brixia Sci, seguito da Giacomo Bertussi Lumezzane secondo, Tommaso Vistari Brixia Sci terzo. Si qualifica per le fasi nazionali dell'Abetone anche Nicolò Zampatti Sci Club Ponte di Legno. Nella categoria ragazzi femminile, vittoria per Alessia Oliva Sci Club Borno, seguita da Marta Romele Valpalotta Ski e da Veronica Triboldi Brixia Sci. Si qualificano per le fasi nazionali dell'Abetone anche Matilde Papotti e Tamara Piccinini.